Francesco vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio ed è raggiante di letizia. Ora si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l'asinello. In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l'umiltà. Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. Questa notte è chiara come pieno giorno e dolce agli uomini e agli animali. La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima, davanti al nuovo mistero. La selva risuona di voci e le rupi imponenti echeggiano i cori festosi. Di gioia. Il santo è lì, estatico, di fronte al presepe, lo spirito vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile. Poi parla al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato re povero e la piccola città di Betlemme. Spesso, quando voleva nominare Cristo Gesù, infervorato di amore celeste, lo chiamava il bambino di Betlemme. E quel nome, Betlemme, lo pronunciava riempiendosi la bocca di voce e ancor più di tenero affetto, producendo un suono come velato di pecora. E ogni volta vi si manifestano con abbondanza i doni dell'Onnipotente e uno dei presenti, uomo virtuoso, ha una mirabile visione. Gli sembra che il bambinello giaccia privo di vita nella mangiatoia. Francesco gli si avvicina, lo desta da quella specie di sonno profondo. Nella visione prodigiosa discordava dai fatti, poiché, per i meriti del santo, il fanciullo Gesù veniva risuscitato nei cuori di molti che lo avevano dimenticato, e il ricordo di lui rimaneva impresso profondamente nella loro memoria. Anche alcune donne che durante un parto faticoso e doloroso si posero addosso un poco di quel fieno, hanno felicemente partorito. Alla stessa maniera,
numerosi uomini e donne hanno ritrovato la salute. Noi qui, oggi, in semplicità, abbiamo voluto rievocare un evento che è e sarà memorabile per sempre. Da allora, dal 1223, Greccio custodisce amorevolmente e con fede tutto ciò che vi abbiamo raccontato. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Thank you.
Io ringrazio tutti voi che siete stati presenti.